Ecco, buongiorno, siamo qui a Costermano sul Garda, in prossimità della rotonda di Viale della Repubblica, e qui abbiamo, come vedete, dei lavori di scavo fatti ieri dall'ARPAV con la forestale, dove si trovava un distributore e che era stato segnalato che c'era proprio del materiale inquinante qui sottoterra, perché è sepolto qui all'altezza di questa ciclabile che il comune di Costermano, con migliaia e migliaia di euro, solo questo tratto è dovuto costare 360.000 euro e, come vedete, non passa nessuno, è desolatamente vuoto e sono solo dei cittadini buttati, a nostro avviso, così al vento, mentre la ciclabile passa proprio qui accanto dove si trova questo sito che può essere inquinante. Quindi sopra un sito inquinante che era stato segnalato ancora tempo fa dai proprietari dell'area qui vicino, cioè dal signor Chignola e dal locale afferente al bar Millennium, abbiamo proprio questo sito inquinante, che possibilmente inquinante, non si sa adesso bene, dovrà fare delle analisi, che è stato rilevato adesso. Quindi questa ciclabile passa su una zona che altresì che potrebbe essere inquinata, e si attendono gli esiti dei rilievi fatti dall'ARPA, l'Agenzia Regionale Prevenzione Ambientale del Veneto. Ecco, tutti questi soldi fatti per questa ciclabile, che è desolatamente vuota, come vedete, rischiano anche di finire in fumo e finire sepolti sotto questa cortina, questo telo di plastica, per via di questo inquinamento. Si spera quindi che la politica in futuro si ravveda su queste opere, che a nostro avviso appaiono utili, e faccia risparmiare ai cittadini questi soldi buttati, che costano migliaia e migliaia e migliaia di euro, li faccia risparmiare sulle tasse della gente, invece a fare delle opere inutili che possono risultare pericolose e in questo caso anche passanti vicino a siti potenzialmente inquinanti.